Questa storia inizia nel corridoio di questa scuola, quando arriva una studentessa nuova ad anno scolastico già iniziato. È tutto vero. Allora sono andati nella quinta C? Sì, io sono 3 ore che aspetto, io sono qui dalle 7 di mattina. Sì, non mi interessa se la classe c'ha 25 posti, solo 28, per stamattina li mettiamo là, poi si vedrà. Sì, la quinta C, no, la B, no, la B, no. Buongiorno. Buongiorno. La tua classe, guarda, se chiedi la seconda te la trovi. No, classe. Sì, io non so che classe sono. Come non sai? Non ci sono i quadri fuori, ci sono le classi, il nome della classe. Il mio nome non c'era. Scusa, come ti chiami tu? Tozzi. Tozzi, il nome? Roberta Tozzi. Pasquale! Pasquale, buongiorno. Allora, scusami, vediamo, come si trova Roberta Tozzi? Senta, vediamo. C'è stata una diatriba. Grida che non ti sento! C'è stata una diatriba okay. Tra gli insegnanti, perché sì. Nessuno la voleva, in quanto quello che è successo l'anno scorso, diciamo, era... Ah, perché? Perché le sorelle di... Sì. E ma dove è stata messa, scusami? Alla fine hanno deciso la per la classe C. Dove sta la cancellieri, la professoressa, sì, quella che è una bestia? Ok, va bene, mi va benissimo. Bene. Adesso tu un attimo parlo con lei e poi la porti in va classe, bene, ok? Vai pure qua, prego. Allora tu sei Tozzi, la sorella di Francesco Tozzi? Sì. Ma tu lo sai il fratello che ha combinato qua in questa scuola? Ma tu non hai idea? È occupato e rispondeva ai professori, è in dread, perché questa scuola ha un suo decoro, ha una sua disciplina, i dread, i pantaloni corti, un maleducato. Ma cosa pensi di fare le stesse cose tu? No, io non sono come mio fratello. Ah, questo lo vedremo. Mi raccomando, stai ben attenta che ti teniamo sott'occhio, guarda, Pasquale, vieni. Allora. La puoi accompagnare nella sezione C. Va bene, ok, le puoi accompagnare. Vai Tozzi, mi raccomando, guarda che vi osserviamo. Da tutte le scuole, proprio questa. Mancini, presente? Sorella di Rosa Mancini, per caso? No. Peccato, bravissima alunna. Nicoletti. E poi abbiamo Tozzi. Presente. Roberta Tozzi, vero? Sorella di Francesco Tozzi. Sì. Altissima genealogia. Hai proprio un titolo da difendere. Sì. Tu sei come lui? No, io non sono come lui. So cosa ha fatto mio fratello, ma non farò come lui. Le sue gesta sono arrivate al ministero. La cosa non ci ha fatto per niente piacere. Lo so, ma io... E non mi risponde! E lo sai che cosa successe quando diede fuoco agli scopini del cesso? Silenzio! È una cosa serissima! Si attivò l'impianto antincendio, si allagarono le aule, arrivarono i pompieri, il civile! E piantatela. Apriamo a pagina 12, cominciamo subito le lezioni. Posso andare un attimo in bagno, per favore? E cominciamo subito con le emergenze idrauliche, vai! Come stai? Tutto bene, grazie. Ehi, che bei capelli hai. Senti, non ti farò del male se mi dai i tuoi soldi. Non ho niente. Dammi i tuoi soldi!
uscita del bagno, ne sapete niente? Dai, chiaro. No, no, non mi ha fatto del male. Oh, ma era quello, era quello alto. No, no, no. Non ne sapete niente? Non è già successo qualcosa di simile? No. Che facciamo? Ce la teniamo un po' per noi, vediamo come si sviluppa questa storia. Ma nel frattempo qualcuno ha qualche idea, insomma, io ci direi magari di non mandare la sua in bagno. Andiamo. Mi propongo io. Fai l'accompagnatrice? Sì. La scorta? Vediamo la scorta armata? Agnese, di nuovo? Ben vecchio, non cogliamo la camera, non c'è solo di niente, eh? E oggi? Dammi dei soldi? E lui? Sì. Io? Io? Chi sei? Sono la sua amica. Fatto? Beh, se la nostra la sta associando a chi? No, sei tu che hai bisogno di un assistente sociale. Io! E noi non abbiamo... Io la conosci? Red Bull. Io! Red Bull. Andiamo. Ehi, prenda. Pure tu mi devi dare soldi. Non ho soldi. Dammi dei soldi! Non ho soldi. Dammi dei soldi. Non ho soldi. Ehi, ferma. Dammi dei soldi! Non ho soldi! Amico mio, vieni via il tuo vicino, facciamo qualcosa di interessante, eh? Ah, che ce l'hai? Hai soldi? Dammi dei soldi! Dammi dei soldi! Non ho niente. Vieni, vieni, vieni. Sai che hai bella capelli? Aveva una scuola, un circo, un decoro, una disciplina.
Guardi, però, le posso dire una cosa? Sì. Tozzi porto solo il cognome di mio padre. Sì. Le posso garantire che il sangue è diverso, perché è mamma purtroppo. Mamma. Che è successo, dimmi? Mia mamma non è la stessa di mio fratello. Non è la stessa, ma tu qual è? Ma ecco, voglio dire, non pensi di avere pregiudizio, perché vabbè, ti posso dire che siamo fatti di un'altra pasta. Sì, magari, un bravo ragazzo. Magari un po' del sangue. Da subito si vede, come è entrato, ha detto, oh, questo è come un bravo ragazzo. Mi perdoni, ma... Tozzi ti chiami! L'albero è quello, la famiglia è quella, tu come devi essere, secondo te? Mi sembra tozzo. Allora, Nelly? Presente. Luca? Presente. Mariani? Mancini? Presente. Nicoletti? Tozzi Roberta? Sì, sono io. La sorella di, del famosissimo Francesco Tozzi, sì, che in questa scuola ne ha fatte di ogni. E non esageriamo ancora con questa storia. Che ne ha fatte di ogni. Con questa storia. Le sue gesta sono arrivate al ministero. Questa cosa non ci ha fatto assolutamente piacere. Sì, però anch'io sono stanca di essere giudicata solo perché sono la sorella di Roberto Tozzi. Basta. Allora, basta. Non ci stiamo giudicando. Sono stanca, basta. Io vado a dire questa. Ah, ma che storia! Andiamo a pagina dopo. Ok, stop. Vieni. Dirigente, tenti pronto, eh? Abbiamo un'altra possibilità. Sempre allo stesso punto, dallo stesso punto, da lì. Ok, di nuovo. Allora abbiamo Nelly, qui, De Luca. Mariani? Presente. Mancini? Presente. Nicoletti? Tozzi Roberta, la sorella di Francesco Tozzi, me l'avevano detto che saresti stata mia studentessa. Che piacere, guarda, che piacere, quest'alta genealogia che stiamo coltivando in questa scuola. Il piacere è mio, sono venuta di proposito, sono venuta da sola con le mie gambe proprio per farmi capire che non sono come mio fratello. Anche perché mio fratello... Fatica degna di miglior causa. Fatica degna di... Sicuramente era meglio se ci risparmiavamo un Tozzi. Ma certamente si è dato il tempo. Adesso ma tu ti rendi conto che ci ha messo nei guai col ministero? Non mi sto facendo parlare. Va bene? Bene. A me dispiace che un insegnante si comporti così davanti a un ragazzo. A me dispiace che dall'altra parte un insegnante etichetta qualcuno. Va bene, prendiamolo come uno sfogo, è una rimembranza di quello che è stato in questa scuola e io mi auguro di avere torto. Ehi, Mario! Ciao! Ciao, bello, bello! Mi conosci? Ma certo, sei famosissimo qua con la scuola. Sei quello che chiedi. Guarda, bravo, non mi conosci in questa scuola? Ti ricordi? Mi conosci? Ma ci siamo visti ieri! Chi è che vuole? Quale male? Dove? Mi ha chiesto i soldi! E l'ha zitto! Bella! Ciao! Ciao! Come stai? Bene, tu? Io? Vedi che sto bene? Non tanto. Che bello. Quindi? Ah, sai che sei bella. Hai i miei capelli. Grazie. Guarda cosa. Grazie. Oh, tu. Mi conosci? Ma certo che ti conosco. Io. Ti conosco. Davvero? Sì. Mi hai chiesto i soldi ieri anche, sai? Io? Non ce li ho. Sì, sì. Sì, sì. Quindi. Vieni. Lasciami andare. Ciao, dammi andare. Non ce li ho i soldi. Dammi i soldi. Ma non ce li ho. Dammi dei soldi. Mi senti? Non ci farò niente di male. Se mi devi dare i soldi. Non ce li ho. Eh? Non ce li ho. Quindi.
fashion. Adesso ti come. Cosa? Ti ricordo quando ero una gnagna? Certo, e anche oggi non ti do una lira. Anzi, lo sai cosa faccio? Ma sei serio? Ma lui è? Quanto serio? Lui, proprio lui. Io? Adesso lo sai cosa facciamo? Noi adesso lo denunciamo. Assolutamente, perché queste cose non devono più capitare. Dai, sì, eh. No. Guarda, chiamo subito, eh. No. E a chi? No. Qualcosa da me, perché ci conosciamo?
Ma no, non mi conosci da questa scuola? Mi dispiace, ma non ho ancora un che bel capelli hai! No, stai ci sto parlando di te! Anche io sto parlando. Scusa, per questo parlo già? Ascolta, io non mi però se sei... No, non mi interessa, non mi interessa! Non ti interessa? No! Con una ragazza, dovresti essere educato, potrebbe essere con una ragazza. Dammi dei soldi. Soldi così. Ascolta. Io no, non mi interessa! Ascolta, ma... Non mi interessa! A me non interessa che tu voglia dei soldi da me. No, io sto bene qui, ti piace. Sto benissimo. Ascolta, o non lo dici così, o che io sono educata con te. Se sei... Ascolta. Quindi io? Se io sono educata con te, io? Tu dovresti essere educato anche tu. Sei così bello, sono bellissimo ragazzo. Ma perché ti comporti così? Io? Ma tu devi cambiare la mia vita? No, io voglio cambiare la vita. Hai sentito questa canzone? Piazza grande, hai sentito? No, siccome mi hai chiesto. Aspetta. E non è bello chiedere dei soldi a una ragazza. Io, avrai bisogno di carezze anch'io. Avrai bisogno? Tutti abbiamo bisogno di carezze. Di pregare a Dio, ma la mia vita non cambia. Non cambia. E che cosa ti è successo? Se ti posso aiutare in qualche modo? No, non voglio. Lascia stare questo, non mi piace. Oh. Sei un bravissimo ragazzo. Non sono bravo come mi vedono. Non mi interessa questa cosa. Secondo me. Mi interessa bello, che se ne è bello così. Ma non parliamo, non posso prendere il sogno. Dammi i tuoi soldi. Vorrei incontrarti Francesco. Ehi. Ciao. Si dice così? Ciao! Ciao! Ho detto solo ciao! Ma mi conosci da questa scuola? No! No! Vieni! Hai paura? Sono un personaggio, non ricordo perché hai paura in questo caso! Un attimo, sai chi sono io? Sono una cosa? Sai chi sono io? Non mi interessa la tua storia, No, ti dovrebbe interessare. Oh. Mio fratello è Toz. Mio fratello mi aveva parlato di te. Che aveva detto che c'era il vice, che quest'anno prendeva il suo posto, però mi ha detto di chiamarlo nel caso tu venivi a Roma. Tozzi! Amico mio! Non sapevo che era amico tuo e ti conviene essere amico. È bugia. Come bugia? Bugia. Cosa è bugia? Ieri? Sai cosa ho fatto con lui? Con te? Con mio fratello? E io ho fatto un piccolo che lo trovo sempre su strada. E allora? Ma sai dove vivo io? No. No! E mi stai dicendo la mia fratella è cosa? Così! No, io... Dammi dei soldi! Ma abbiamo un certo paura con siete sicuri? Sì. Avete fatto una bella amicizia. Certo, e siamo arrivate pronte. Io sto registrando. La mia amica è Gaza. Che cosa è Gaza? Prego, sai che mi interessa oggi. Quanto è che vuoi? Di. No, di adesso, di. A che ti servono questi soldi? Sì, me. A che ti servono questi soldi? Andiamo. Ehi, calmo. Andiamo. Ehi. Mi conosci? Alba. No.
Ehi, bella! Che bello, già! Come stai? Vieni. Vuoi in classe? Classe! Abbiamo classe? Scuola. Questo è scuola. Io sto facendo il mio lavoro, che ho ancora in scuola, che non frega niente. Che cosa hai bisogno? Io? Dammi dei soldi, basta il gioco! Ho paura! Sono incazzato, voglio i soldi perché mi dicono sempre di colore, io sono nero! Io sono nero, perché se voi siete bianchi io sono nero e questi continuano a dirmi di colore, dammi i soldi, mi avete fatto incazzare! Sono nero, non, voi siete bianchi e io sono nero, di colore l'umanità, io sono nero! Ehi! Invece ti faccio vedere la mia identità, io sono sergente Rossi della polizia locale. Ehi, bella, ciao, ciao. Ci vediamo, hai portato i soldi? No. Hai portato i soldi? Non ho niente. E come mai? Non te li sei procurati? No, mi dispiace. Ma vogliamo dire qualcuno qualche cosa? Oh, finalmente, ecco. Sei una sua amica? Ren. Sì, Ren, per gli amici. E tu ce li hai, soldi? No. No, e che cosa hai? Che cosa mi puoi dare? Ah, te lo dico io. Sì. Non abbiamo i soldi, però se li sappiamo. Lo vedi questo? Che cos'è questo? Cos'è questo? Sei buona! Aiuto! Stanno registrando quello che stiamo dicendo. Sei un coglione! Allora adesso i soldi di oggi me li dai tu!